92 pusher scoperti ogni 100.000 abitanti, 317 le denunce, compresi gli arresti per spaccio in un solo anno, il 2017, che ha visto un incremento del 32% rispetto ai 365 giorni precedenti. Arezzo è la sesta provincia in Italia per denunce di reati di droga. Questi sono i dati che emergono dall'ultima classifica del Sole 24 Ore sull'indice di criminalità basata sui dati ufficiali del Ministero dell'Interno. Questo è invivibile. Perché c'è troppa gente di gentaglia? Non so come definire il termine, non ci si salva più, non possiamo vivere più Arezzo, non è più tranquillo come una volta. Di cosa ci sarebbe bisogno? Non lo so, più sicurezza, più controlli. Un fenomeno dunque in forte aumento, ma questi numeri potrebbero significare anche una maggior capacità repressiva da parte delle forze dell'ordine. Il cosiddetto quadrilatero dello spaccio, Pionta, Campo di Marte e Saione, resta una delle zone più sensibili perlomeno della città, come più volte hanno segnalato gli stessi residenti e come riportano le cronache quotidiane. Io abito in zona Pionta, quindi penso di aver già detto tutto. Diciamo che capita spesso e volentieri di vedere le bustine che passano di mano, proprio così. Tocca sempre stare con gli occhi aperti, ma non tanto gli occhi aperti, ma anche stare attenti a quello che uno fa o come uno si comporta, perché si rischiano delle reazioni a volte anche spropositate, no? La cittadinanza è molto perplessa, soprattutto per tutti i problemi che stanno qua giù, specialmente verso Saione qua giù. Problemi di immigrazione, problemi di droga, problemi di insicurezza, soprattutto per le famiglie.